La me valme piaseria con un sac de allegria, con la zen sul castel che va su col trattorel. Quel castel con tanti olivi che l'on corniseva con quel vert e il bon olio che innedeva. Adesso è tutti morti, sì, il clima l'è cambià, tut colpa del sacca che acqua puno il gà. A dritta del lac ghe la rocchetta che per il garda l'è n'amichetta. I se varda de dì e de not e la sua enzima. E lu zo in font. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Naturalmente un caro saluto a tutti, spero di ritrovarvi in buona salute. Naturalmente quaderno e penna per i soliti appunti. Oggi vi dico subito che ho iniziato con questi versi, quindi vi ho accolto veramente bene per una trasmissione dialettale come la mia. Ecco, voi direte, ma di chi sono questi versi? No, non sono, come vedo qualcuno pensa, di Giacomo Floriani. No, quel signore lì dice Luciano Baroni, nemmeno Luciano Baroni, no, Enrico Rossaro proprio no. Pensate un po', questi versi che vi ho letto li ho tratti da un libro, voi sapete che ogni tanto mi piace andare a cercare questi libri, prodotti, pensate un po', in occasione di un concorso scolastico nel 1986-87, quindi 30 anni fa. Quindi 30 anni fa c'è stato un concorso qui nell'Alto Garda, intitolato Guardando da poeta la mia valle, Guardando da poeta la mia valle, trasformata in dialetto, un concorso riservato alle scuole primarie e secondarie, scuole elementari e medie. E i ragazzi dovevano scrivere delle poesie in italiano o in dialetto. Alla fine le migliori poesie sono state raccolte in questo libro che voi vedete sicuramente adesso. Un libro, fra l'altro, che mi preme far rimarcare la copertina, perché pensate un po', questa copertina è di Riccardo Keller, l'amico di cui abbiamo parlato in una puntata tempo fa, che ci ha lasciato purtroppo, ma che rappresenta molto bene qui Chiarano con la sua tipica chiesetta. Bene, questo libro, realizzato come sempre col contributo della Cassa Rurale di Arco allora, Alto Garda oggi, questo libro appunto mi ha permesso di recuperare per voi alcuni ospiti interessanti. I ragazzi di allora, che oggi chiaramente ragazzi e ragazze, che oggi sono un po' cresciutelli, e poi anche una delle colonne del comitato Sant'Antonio e Marcello di Chiarano, perché attenzione, questo libro è stato prodotto grazie al contributo di questo comitato, e io ho qui una delle colonne, fra l'altro anche lui scrive in dialetto, che è appunto Leonardo Rosà. Ciao Leonardo, eccolo qua. Professor. Grazie per aver accettato questo invito, però accanto a Leonardo Rosà ho anche quegli scolari di cui parlavo prima, che oggi sono un po' cresciutelli, come ho detto, che sono qua e si autopresentano. Partiamo dalla mia estrema destra, dove abbiamo... Mi chiamo Roberta Perini. E allora frequentavi? E allora frequentavo la terza A della scuola elementare di Via Nas. Ecco, e cos'è che avevi composto? Il titolo della poesia che poi ci leggerà naturalmente. Se me vardo in giro. Se me vardo in giro. Poi abbiamo invece... Roberto Prandi, io sono di Chiarano e frequentavo la terza elementare, la vecchia scuola di Vigne. Ecco, la vecchia, vedete, alterniamo un po' italiano e dialetto, elementare di Vigne, e tu hai composto... La poesia è la festa di mattina. La festa di mattina. Poi arriviamo... Pederzoli, Monica. Monica Pederzoli. Allora, ero più vecchia di loro, ero in terza media. Era vecchietta, terza media. E avevo scritto, infatti, il mio paese era Chiarano, quindi con la sagra, e il mio paese. E il mio paese, quindi avete sentito, quindi si va... È un po', mi piace, sono argomenti un po' diversi, quindi testimonia la varietà delle poesie che hanno presentato i ragazzi. Ma ritorniamo all'amico Leonardo. Allora, Leonardo, cosa ricordi di quel periodo lì? Allora... Parlete in Tialame o in dialetto? Ma ecco... Magno meglio col dialetto. Col dialetto. Tra l'altro il dialetto de Ciaram. Il dialetto de Ciaram. Mm. Ormai noi di una certa età ci stai sempre abituati a parlare del dialetto. Dopo che dei momenti che dobbiamo parlare anche in punta, però... Ecco, un punta, un chicchera, ecco. Come dire. Allora ero presidente del comitato Sant'Antonio e Marcello, amico...
marito di un insegnante, amico di tanti altri insegnanti, e veniva fuori questa idea di creare delle poesie. Dopo, logicamente, uno ti dice, ma non riesco a scriverla in dialetto, l'ha scritta in italiano, perché vede sul libretto che ne su in dialetto e in italiano. Però noi parliamo adesso, cioè avevamo preferito scegliere... per una trasmissione in dialetto come la mia... scegliere solo... queste. Ecco, ma non dimentichiamo naturalmente anche gli altri sicuramente, autori, no? Forse che sarà anche delle serate anche per chi le ha scritte. Va bene, allora dedichiamo anche, ecco. Dedicheremo una puntata. Allora, mi le scuole l'avevo finite da un pezzo e non ho scritto una poesia sulla Meval, mi l'ho scritta sulla Sagra del Ciaram. Oh, bene, allora sentiamo. Allora volevo fare la leso perché... No, beh, mi pare giusto. Alla nostra età. La Sagra de Ciaram. La Sagra de Ciaram l'avem fatta anche a Stam. Quante riunioni tutti insieme per risolvere il problema. Che tutti i porteghi da preparare, la corsa da organizzare, le bestie, il mel, i dolci, il pam, che solo a parlarne i te fa venir fam. I cunei in la casetta, il zucchero filato e la bruschetta. Che vola anche un buon complesso e il monologo con successo, i putelotti da contentar con i cavai da far girar, il paiazzo coi balonzini, che il fa ridere i piccolini, ma che anche altri pensieri, bisogna trovare i camerieri, non parlente della differenziata, umido, carta, plastica, la va separata, e dei grostoi che involtanti, per contentar tutti quanti, che volle bruschette col salam, la tara tira da ben sul pam, anche l'orzet va preparà, e il reparto bar ben organizzà. Quei della cassa che fa i conti, tanti coghi sempre pronti, che tutte le padelle da lavar, la lotteria e il capanom da scaldar. Chi che pensa alla corrente, non dovem desmentegarne proprio niente. L'estada lunga a preparar e dopo bisogna anche desmontar. E il problema l'è sempre quel, le fatica, ma la fin l'è anche bel. L'è per quel che si va avanti e grazie a tutti quanti. Beh, devo dire Leonardo che veramente te sapessi presentare quel che fa il comitato proprio dall'inizio alla fin, nel senso che liga ed in tutto. E quindi che diventa anche tanta fatica, tante fatiche, tanti sì, sacrifici, sì, no? Sì, sì, e quindi mi è piaciuto giusto che alla fine, grazie a tutti, insomma, grazie a tutti quanti. Siccome non si pagava mai nessuno, con una poesia i contentevi in tutti e era a posto. Oh, con una poesia e dopo col magnar contentevi gli altri. Certo, quello era... Ecco, e mi piace che tra i mesi dite un po' tutto il tipo di magnar, dai grostoi alle bruschette. Sì, certo. Bravo Leonardo, adesso però passiamo agli ex scolaretti, diventati ormai adulti, belli grandicelli, e partiamo con la Monica Bederzolli, che ci legge, ripetiamo il titolo. Il mio paese. Il mio paese, sentiamo allora. Il mio paese. Ciaran è un paese piccolo, vecchio e con pochi abitanti, malgrat una gran bella sagra e dei protettori do grandi santi. Fa su a gruppi de case, tacade, al fianco del dos de Romarzol, con da una banda l'ospedal, dall'altra due cesate e qualche spiazzal. Le strade strette, scarse de macchine, ma piene de cias de putelotti, che se corre drio, col balon o in bicicletta, dando fastidio a quei pori vecioti. Da Sant'Antoni se fa una bella festa, dove la zen la se diverte, che n'è per tutti. Basta voler girar su per quelle dostrae erte. I vicoi, la piazzetta, i porteghi, i tutti querti de violor, bandiere e slusegar de luci, sono alla banda, i canta e i bala e gratis se ciapa grosto e amuci. Bene, anche qui devo dire che mi piace rimarcare alcune immagini, no? Quando parla di gruppi de case, tacade, al fian del dos de Romarzol, ecco, c'è proprio l'idea del paesetto, no? E poi mi piace anche le strade strette, scarse de macchine,
ma piene de chas de puteloti. Quindi veramente da una parte la descrizione proprio fisica del paese, dall'altra questa caratteristica, le stradine strette come sono quelle dei paesi nostrani, con i bambini che giocano e fanno chas e magari anche possono disturbare, ma è sempre un disturbo, penso a volte anche sopportabile e addirittura per alcuni gradito. Quindi grazie allora alla nostra Monica Pederzoli e passiamo adesso a Roberto Prandi che ci legge la sua poesia. La festa de mattina. Con dem bel sol, la festa de mattina, de solit fa un giret su sta collina. C'è appena la stradella che traversa Ciaram, mie e me nonno nel su pian pian. Dopo un bel toc, sora il porteghet, ne fermemo a polsar su un dem muret. E arrivemo al capitel della Madonnina, che l'è quasi mezza mattina. Da lì, endo passi, semen dei olivi, e a respirar sta rieta ne sentim più vivi. E tanto se tira il fià, vardenzo la val, e guardando pensen che non è proprio mal. Con l'occio cerchemme casa, la scuola e il brion, e il baldo, il stif, la rocchetta e il bastion. Eh sì, le ore le passe bisogna nar, le ormai mezzì e se va di snar. Beh, anche qui mi piace farvi notare questo arrivema al capitel della Madonnina, no? Voi sapete che qua la nostra Busa è piena di capitelli, veramente è stato fatto anche un libro da Umberto Proc, purtroppo scomparso recentemente, quindi approfittiamo per salutarlo. E quindi anche qui c'è il classico capitello dedicato alla Madonna, e dopo il quale si arriva sul dosso. E qui, pensate un po', da lì si riesce a vedere la scuola, il brione, il baldo, lo stivo, la rocchetta e il bastione. Penso che quindi chi vuole andare a dare un'occhiata un po' alla nostra valle può cercare di ripercorrere la stradina che è stata appunto riportata in questi versi da Roberto Prandi, classe seconda A, scuola elementare, pensate un po', siamo tornati indietro qualche anno. Quindi grazie anche a Roberto Prandi e adesso concludiamo con Roberta Perini che ci legge. Se me vardo in giro, se me vardo in giro, nesta val, penso che non la sia proprio mal. Montagne belle, che le ripara da l'ora, con dei castei che me fa gola. Fiori e piante, enghene tante, e anche il lac, per il bagnante. Case e strae, enghene massa, e macchine ferme, in ogni piazza. Sì, l'è tutta roba bella, ma vedo che non l'è assà. La natura, pun ben tignua, pur rispet per le piante che sta piantà. Nacqua è un papunetta, e pu amor per ste bestiole. Se no, pian pian, resten senza niente, e noi dovrem serarne dent. Noi poc podem cambiar, ma almen sperem che ste poesie le poda illuminar quel che vergot i podria far. E qui non posso non tralasciare questo messaggio ambientalista, no? Quando dice, la natura pur ben tignua, però pur rispetto per le piante che sta piantà, nacqua un po' puneta e pu amor per ste bestiole. Quindi sentite che messaggio, no? E poi alla fine, noi poc podem cambiar, ma almen sperem che ste poesie le poda illuminar quei che vergot i podria far. Quindi sentite un po' l'importanza delle poesie, rimarcata qui da Roberta Perini, che mi piace richiamare a voi, cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto. Bene, sentite che allora con quest'ultima poesia abbiamo chiuso un po' l'incontro con il Leonardo Rosà, la colonna, come dicevo, del passato del Comitato Sant'Antonio Marcello di Chiarano, e poi questi tre ex scolari, oggi adulti, che scrivono così bene queste poesie. Ecco, devo dire, voi vedete scorrere le poesie, le avete viste scorrere sul teleschermo, devo dire che naturalmente ci sono degli errori grafici, ortografici, perché naturalmente hanno scritto in dialetto di getto, e io che purtroppo sapete che faccio questa trasmissione proprio per cercare di curare la scrittura dialettale, devo dire che hanno qualche errore, ma non ha importanza. L'importanza è che abbiano scritto queste poesie e mi auguro che questo loro esempio sia seguito da altri oggi, anche se oggi i tempi sono cambiati, il dialetto è un po' stato messo da parte, sta diventando un qualcosa di nicchia che io modestamente cerco di contribuire a far recuperare all'attenzione della gente, valorizzandolo più che si può. Ecco, per chiudere allora vediamo di risentire con qualche commento i nostri personaggi. Leonardo, tu
fai parte dell'associazione Floriani, quindi sei uno che ci dà una mano per cercare di ritornare a parlare dialetto, anche se è impossibile, però cercando di recuperare il dialetto con quel che significa certo. Il dialetto, con le tradizioni, credo le parole. Sia importantissimo, è importante parlare il dialetto. Dopo, so, quando te vai nell'ufficio, che devi parlare con i signori, bisogna un pochettino, che allora un pochettino si inzampa, però il dialetto, penso che noi che ormai avendo una certa età, fa parte proprio del nostro ecco, DNA. Ecco, te di bene, noi che avendo una certa età, però quando te parli con i boci, con i giovani, ecco, è difficile. Ma, ecco. A volte si può parlare del dialetto sì, anche a quello. Ecco. Magari ti domanda che ha DIT, però... Ecco, il compito dell'associazione è questo, appunto, di farvi notare a sti giovani ancora sta lingua certo, che sta certo, scomparendo, certo. Ma farvi riscoprire grazie a sta lingua tanti aspetti della storia passata che se no la va... Specialmente tanti vocaboli, esatto, parleme... dei misteri, insomma. Certo, certo, certo. E la signorina Monica che ci dice? Che è più di 30 anni che non parlo un dialetto. Ecco, vedete, è più di 30 anni, ecco qua. Un po' di fatica al fago. È un esempio pratico, 30 anni, ha scritto le poesie in dialetto, però a un certo punto basta, è 30 anni che non ha parlato dialetto. Quindi allora voi avete cercato di tirare fuori ancora quel qualcosa del dialetto che avevi dentro, insomma. Ecco, ma pensi magari, non so, su quel che è successo ancora, di dire, ma chissà che domani magari mi metto lì e provo a scrivere un'altra poesia, no, assolutamente. Sta difficile da allora. Ecco, quindi in casa oggi te parli italiano? Solo italiano. Ah, sì. Solo italiano, proprio niente? A mia fiola solo italiano proprio. Ah, neanche lo quando capisco. Te rabbi, guarda che te tiro tre. No. Te dà col bruschim. No, anche quando mi rabbio in italiano. Tutto in italiano. Questa è grave, di solito i dischi quando se sei rabbia certi tira fuori in dialetto. Invece no. La Monica, ecco, quindi hai 30 anni, che allora che adesso una bella strigliata, che bisogna fare ogni tanto qualche ciacerata in dialetto. Roberto, ti invece... No, io al contrario, parlo sempre in dialetto se posso, a casa, con i familiari, anche con le bambine piccole, cerco di tirarle su con qualche parola, con qualche... Ecco, quindi... Quando mi arrabbio parlo in italiano. Ah, ecco, quindi è viceversa. Allora anche le fiole le capisce, che bisogna tirare sulle recce. Gli ha capito il tai del prato. Ecco, infatti. Ho capito. Quindi allora... non si arrabbia e parla in italiano, se no ogni tanto parla in dialetto. No, il dialetto, sì. Ecco, ma dopo l'ore le risponde in dialetto? Ma qualche parolina le tirano fuori, sì, però se no... E far, ecco, magari fargli leggere qualche poesia al dialetto. Ecco, adesso che col ecco, libro... Adesso col libro, magari mettiamo insieme il libro, qualche libro di poesie, mettiamo insieme allora, un po' di Floriani, un po' di Baroni. Tramandato dal nonno prima, dal papà, che ho capito. Dialetto quasi sempre sì, solo. Sì, chiaro, la generazione nostra è quella lì del dialetto. Quindi, va bene, quindi chi senza ha, è un buon punto. Invece la nostra Roberta che dice... Io non so parlare il dialetto. Ecco, qui siamo proprio... Qui proprio... Quindi oggi per te è stato un ritorno proprio alla preistoria. Sì. Ho capito. Un salto nel passato. Parlavano tutti in dialetto nella mia famiglia, i miei nonni, i miei genitori. Ecco, però poi tu... Io non ho invece... Assorbito nulla. Portato avanti... No, ho assorbito nel senso che io riesco a capire tutto, sì. Se io sento parlare ma in dialetto. Ma assorbito nel senso che proprio non parli più, basta. No, non parlo. Quindi anche tu da tanti faccio anni... Faccio fatica. Fai fatica, sì. Ho capito. Fago fatica, insomma, no. Fago fatica a parlare il dialetto. Ecco, se dovessi dirti, adesso ti dico una frase, non so, oggi ho colto un bel mazzolin di fiori, come lo trasformi in dialetto? Vedendo? No. Oggi, come si dice in dialetto? Ancoi. Otto su mazzolino, quindi mazzolin de fiori. Ecco, prima che era nella poesia il violor. Cosa vuol dire il violor? Che pianta è il violor? L'alloro. Brava. Ecco, brava. È l'alloro, quindi era, non so chi è che era la poesia. Beh, del violor. Tutto il paese era col violor. Era tua la poesia, sì. Del violor. Ecco, il violor era tutto. I porti, alla festa, le arcade dell'alloro. Del violor. Ecco, amici, sentite, signora, mi raccomando, penna, carta, che la vedo un po' distratta, il violor, accento aperto, non violor,
violor, accento sulla seconda, ultima e violor, e accento chiuso, off, off, vi ricordo sempre l'importanza del accento chiuso e aperto. Quindi, allora, abbiamo detto, qui il dialetto un po' recuperato dopo 30 anni. Se mi parla in dialetto, rispondo in dialetto. Ecco, quindi... Là invece Roberto è ancora abbastanza tradizionalista, radicato, bene. Con la Roberta proprio siamo agli antipodi, le proprio rappresenta la gioventù di oggi, che il dialetto ormai la desmentegà e la capis poco. Vede, oggi ancora la di Salchina, otto su, ho raccolto, e Mazzolin de Fiore, beh, anche Mazzolin de Fiore, anche la canzone. La canzoncina. Bene, io direi che mi pare di aver chiuso bene questa puntata anche oggi, un bel ritorno al passato grazie a questi ex scolari che hanno partecipato appunto a questo concorso. Mi piace ricordare anche gli altri libri che avevo presentato grazie agli studenti di una volta, vi ricordate Tanta Faiga, Soldi Miga, Roba Vecia, poi anche Guerra una volta al Sarca, anche se poi Francesco Prati mi ha detto, attenzione, anzi, Guerra una volta alla Sarca, diceva il libro, però Francesco Prati mi ha detto che a Ciarami dice Guerra una volta al Sarca, al maschile, sì, ma pensa un po'. E il libro era titolato Guerra una volta alla Sarca, però a Ciarami dice Guerra una volta al Sarca, al maschile. Sarca. Ecco, con questa quindi, questa notazione fra le differenze appunto riguardo al Sarca, fra l'Alto Garda in certo modo, Arco e Chiarano, il Sarca, la Sarca, vi ringrazio dell'attenzione, naturalmente ringrazio gli ospiti, che spero di avere qui magari ancora, o magari anche Leonardo ci porterà altre esperienze del passato grazie a questo libro. Vi ringrazio, naturalmente vi aspetto sempre la prossima puntata, sperando sempre di suscitare interesse. Mi raccomando, ricordate che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Ciao.